solo tu. Nessuno può salvarsi se non tu stesso. Sarai continuamente messo in situazioni praticamente impossibili. Ti metteranno continuamente alla prova, con sotterfugi, inganni e sforzi, per farti capitolare, arrendere e morire silenziosamente dentro. Nessuno può salvarti se non tu stesso, e sarà abbastanza facile fallire, davvero facilissimo. Non farlo. Non farlo. Guardali. E basta, ascoltali. Vuoi diventare così? Un essere senza volto, senza cervello, senza cuore? Vuoi provare la morte prima della morte? Nessuno può salvarti se non tu stesso, e vale la pena di salvarti. È una guerra non facile da vincere, ma se c'è qualcosa che vale la pena vincere, è questa. Il tuo io spirituale, il tuo io viscerale, il tuo io magico che canta, il tuo io bellissimo. Salvalo. Non unirti ai morti di spirito. Mantieni il tuo io con umorismo e benevolenza e alla fine, se necessario, scommetti sulla tua vita mentre combatti. Fottitene dei pronostici, fottitene del prezzo. Solo tu puoi salvare il tuo io. Fallo. Fallo e allora saprai esattamente di cosa sto parlando. Megalomane, lussurioso donnaiolo, leggenda vivente, amante della musica classica, scatologico, padre amorevole, sessista, catorcio umano, galeotto, fastidioso come una merda, genio, giocatore di cavalli, emarginato, rissoso, ex impiegato statale. Bukowski, angelo o demone? Dimmi chi sei veramente. Henry Charles Bukowski Jr. Sono io. 16 agosto 1920, Andernach, Germania. 9 marzo 1994, San Pedro, California. Sulla mia tomba c'è scritto: Don't try, non ci provare. Non ci provare. Se le cose non vi saltano addosso, vi impongono di essere portate a termine, non dovete farle. Deve valerne la pena. La scrittura, come la vita, non si deve subire, la si deve scegliere. Sono stato a lungo deluso dalla poesia, credevo che fosse un imbroglio, una cosa falsa, una bugia manipolata dagli snob. Ho cominciato a scrivere le parole sulla carta nel modo più chiaro che potevo, perché farlo in qualsiasi altro modo mi faceva venire il voltastomaco. E quando ci si esprime con termini semplici si è più portati a parlare di cose reali. Ma ho dovuto scrivere molti, molti anni per fare breccia con questo tipo di scrittura.
Se ci fosse un piccolo consiglio da dare ai poeti, quale sarebbe? Se devi lavorare, cerca di trovarti un lavoro che non c'entri con lo scrivere, con l'arte o con niente di quel tipo. Queste occupazioni rammolliscono e isolano troppo dai fatti della vita quotidiana. C'è tanta sincerità nella tua scrittura. Non ti disturba che il tuo modo di scrivere sia così personale e che riveli così tanto di te? Quando mi siedo alla macchina da scrivere, non analizzo mai cosa arriverà, che effetti avrà. In realtà a me sembra come se la macchina da scrivere facesse tutto quanto il lavoro e che io fossi semplicemente seduto lì di fronte, su una sedia, a bere, ad ascoltare la radio, a fumare, tutto gratis. Quando sento gli scrittori che si lamentano di quanto li faccia soffrire lo scrivere, non so di cosa stiamo parlando. Se dovessi recensire il tuo ultimo libro, cosa diresti? Direi, questo ragazzo ogni volta sembra scrivere sempre meglio. E così vorresti fare lo scrittore? Se non ti esplode dentro a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore e dalla mente e dalla bocca e dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se prima devi leggerlo a tua moglie, o alla tua ragazza, o al tuo ragazzo, o ai tuoi genitori, o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori, non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori, non essere monotono, noioso e pretenzioso, non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo, a meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia o al suicidio, all'omicidio, non farlo, a meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato. Ispirazione da Mozart e da Mahler, dall'ippodromo? Non sono certo di cosa mi ispiri. Crisi di disperazione, morte nella scarpa sinistra, magari anche lunghe ore di calma benefica. La musica classica mi innalza, l'ippodromo mi dà una panoramica delle masse. Dante le conosceva bene. Nei tuoi lavori trapela uno spirito solitario. Cosa ti ha allontanato dagli altri? È la sindrome del semplicemente sto meglio quando loro non sono intorno? Nei momenti più brutti, nelle città più brutte, se potevo avere
una piccola stanza, se potevo chiudere la porta di quella piccola stanza per starci da solo, con dentro un vecchio armadio, un letto, una tendina sgualcita. Cominciavo a ricaricarmi con qualcosa di buono, il tono non disturbato del mio io. Non ho mai avuto problemi con me stesso. Erano quei posti là fuori, quelle facce là fuori, gli squattrinati, le vite rovinate, la gente che puntava alla via d'uscita più facile e squallida. Presi di mezzo tra chiesa e Stato, la struttura della famiglia, tra i nostri sistemi educativi di svago, tra il lavoro da 8 ore e il sistema creditizio. La gente era bruciata viva. Chiudere la porta di una piccola stanza o sedermi in un bar giorno e notte è stato il mio modo di dire no a tutte queste cose. Da qualche parte dici che non ti interessa scrivere romanzi, ma che scrivi semplicemente della tua vita. Quello che scrivi è semplicemente autobiografico? Generalmente quello che scrivo sono più che altro fatti reali, ma sono abbelliti anche da un po' di narrativa romanzesca. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Mischio i fatti reali con la fiction. 9 decimi di fatti, 1 decimo di fiction, per rendere la realtà credibile. C'è differenza quando scrivi una poesia o un racconto? Sono momenti diversi? No, non ha importanza. Quando osservo un insieme di parole uso il racconto e il romanzo. Se lo dico con meno parole uso la poesia. Non ha nulla a che fare con il verso, con la forma o cose simili. Niente a che fare con la teoria o l'attendibilità. Con una poesia, certo, può esserci un po' più di intensità. Se cerco di dirlo con poche parole, lo faccio risplendere un po', cerco di smussarlo appena appena, ma non troppo. Non troppo. È questo che distrugge la maggior parte delle poesie, il calcare troppo la mano. Il superfluo calcare troppo la mano. Sai, troppo immaginario, stronzate di questo tipo. Cerco di mantenere tutto semplice e allo stesso tempo conciso. Ti ho dato una risposta lunga per una domanda breve. A volte è guerra. Quando scrivi una poesia, non deve essere per forza profonda. Può essere piacevole e semplice. E non dovresti necessariamente occuparti solo di cose tipo rabbia o amore o bisogno. Qualche volta il risultato più grande può essere anche solo alzarsi e picchiettare la leva del water che perde. L'ho fatto già 2 volte mentre sto scrivendo questo. E adesso il water è silenzioso. Risolvere problemi semplici, questa è la cosa che soddisfa di più. Ti dà una possibilità. E la dà anche a tutto il resto. Siamo stati creati per realizzare cose facili e per sopravvivere a quelle difficili. Chi non ti fa sbadigliare? Chi è che ti illumina? Nietzsche, Schopenhauer, il primo libro di Céline. 2 o 3 altri che adesso non mi vengono in mente. La cosa principale che mi ha sempre dato fastidio è la mancanza di semplicità. E con semplicità non voglio dire ossa senza carne. Voglio dire un bel modo per dirlo. Credo che il genio consista nel dire cose difficili in modo semplice. Molti scrittori dicono cose semplici in modo difficile. A me piace la semplicità e la facilità senza perdere la profondità, o la gloria, o la carne, o le risate. Questo è quello su cui sto cercando di lavorare, renderlo facile, ma senza perdere il sangue. Sì, una delle maggiori critiche della gente che non ama i tuoi lavori è che li trovano spaventosamente semplici. Vedi? Sono vittime dei loro studi letterari. Se qualcosa non è simile a quello che loro considerano letterario, non possono considerarlo letterario. Ti senti vicino agli scrittori della B-Generation?
No, proprio no. L'ho detto troppo in fretta, vero? Ma è così. In loro sento una certa falsità di fondo. Anche quelli che sono sopravvissuti, cioè che hanno continuato a scrivere anche quando il cosiddetto periodo beat era finito? Parli di gente come Ginsberg, Ferlinghetti, eccetera? Sì, e a Kerouac e ai suoi tempi soprattutto. Ma senti un po', non mi piace proprio nessuno di quella cricca. Facevano troppo gli amiconi tra loro, riunirsi, leggere poesie e così via. Ma questo mi ha sempre irritato. Mi piacciono gli uomini che ce la fanno per conto loro, senza doversi unire e stare insieme. Ero a Frisco, sai, in un caffè. Un tizio mi ha accompagnato a casa e ha detto: beh, a volte, a qualsiasi ora del giorno, li trovi lì dentro a bere caffè. Voglio dire, diavolo, che cazzo fanno? Fagioli con aglio. Questo è piuttosto importante. Mettere sulla pagina i tuoi sentimenti è meglio che radersi o cucinare fagioli con aglio. È quel poco che possiamo fare, questo piccolo atto di coraggio introspettivo. E c'è naturalmente anche pazzia e terrore nel sapere che certe parti di te, caricate come un orologio, non possono essere più ricaricate quando si ferma. Ma ora c'ho un ticchettio sotto la camicia e rimesti i fagioli con un cucchiaio. Un amore morto, un amore andato, un altro amore, tanti amori, quanti sono i fagioli, sì, contali adesso, triste i tuoi sentimenti che bollono sulla fiamma, mettili sulla pagina. Che scrivere ti aiuti a sopportare il vuoto pneumatico mentale che avverti intorno a te? Scrivere mantiene vivi, perché libera il cervello dai mostri riversandoli sulla carta. Elencare gli orrori sembra avere un potere rigenerante, sovente si ricicla nella scrittura sotto forma di gioia o di umorismo. La macchina da scrivere spesso canta canzoni che curano la tristezza del cuore. È miracoloso. Non hai mai voluto essere associato a scuole o a correnti, ma in una poesia recente contro gli accademici tu dici: non ci interessa come scrivono loro, scrivono poesia, ma insistiamo nel dire che non ci sono altre voci, altri modi di creare. Altri modi per vivere la vita in questa battaglia contro secoli di nati morti. Lasciamo che sia chiaro che noi siamo arrivati fin qui e qui intendiamo rimanere. Qualche critico ha criticato la tua poesia descrivendola come niente di più che prosa frammentata in verso. Sei d'accordo con loro? Forse hanno ragione. Non sono certo di quale sia la differenza tra la mia poesia e la mia prosa. Gli stili sono simili. Il tono probabilmente no. Riesco a scrivere prosa solo quando mi sento bene. La poesia posso scriverla anche quando sono giù e scrivo la maggior parte delle poesie quando sto proprio male. Anche se le poesie hanno sempre un taglio ironico-umoristico. Poi inconsciamente forse cerco di rendere la mia poesia sempre più disadorna, minimale. Questo può dare l'opportunità a quei critici di urlare quella parolaccia che usano. Prosa. Ecco perché esistono i critici. Per lamentarsi. Non scrivo per i critici. Scrivo per quella piccola cosa che è dentro e dietro la mia fronte. La creazione è uno stracazzo di miracolo meraviglioso, un fatto che dura. I cani camminano svelti lungo il marciapiede, nel sole e nella pioggia e nel buio.
e nel pomeriggio. I cani camminano svelti lungo il marciapiede e sanno qualcosa. Ah, ma non ci diranno cos'è. No? Non ce lo diranno. No, non ce lo diranno mentre i cani camminano svelti lungo il marciapiede. È tutto lì da vedere, nel sole, nella pioggia e nel buio. I cani camminano svelti lungo il marciapiede. Li osservo con l'occhio e con il cuore. Mentre i cani camminano svelti lungo il marciapiede, sapendo qualcosa che noi non comprenderemo mai. Devi essere capace di commettere errori mentre giochi una partita che comunque non potrai mai vincere. Se lo togli dal contesto degli scrittori e lo applichi alle masse, cosa significa? Se lo applichi alle masse, alla fine avrai il caos. Significa che non accetteranno più il lavoro da 8 ore, le rate della macchina, i programmi della TV, i film, risparmiare per mandare Jimmy al college, tutte le varie cose stupide che fanno. Avrai bizzeffe di rapine a mano armata nelle banche, la Casa Bianca incendiata, chiese vuote, strade piene di ubriachi, eccetera, eccetera. Le masse non possono pensare alla grande. Commettono errori, ma loro stessi sono errori evidenti. Le masse non possono uscirne, manco lo vogliono. Il solo riuscire a pagare il conto della carta di credito è già per loro una grande vittoria. Non puoi colparle troppo, le masse. Hanno poche alternative. Serve un'anima coraggiosa e inventiva per poter spiccare il volo. La corsa succede così, quando ti afflosci proprio come un grammofono vitrola manovella, ve li ricordate? E vai in centro e guardi i ragazzi picchiarsi, ma le biondone sono sedute con qualcun altro. E tu sei invecchiato come il bullo di un film, sigaro nel teschio, pancia gonfia, però senza soldi. Nessuna saggezza di vita, nessuna capacità di stare al mondo. Ma come al solito, quasi tutti gli incontri di box sono brutti. E al termine, ritorni nel parcheggio. Te ne stai lì e li guardi andarsene via. Accendi l'ultimo sigaro e poi metti in moto la vecchia auto. Vecchia auto. Uomo non tanto giovane, che percorre la strada fermato da un semaforo rosso, come se il tempo non fosse un problema, e ti si avvicinano. Una macchina piena di giovani che ridono e li guardi ripartire, fino a che uno dietro di te strombazza. E tu, di colpo, ripiombi in ciò che è rimasto della tua vita. Penoso. Ti autocommiseri e con il piede schiacci a fondo l'acceleratore e raggiungi i giovani, sorpassi i giovani e tenendo il volante come tutto l'amore perduto gareggi fino alla spiaggia con loro brandendo il tuo sigaro e la tua arma ridendo. Li accompagnerai fino all'oceano, fino all'ultima sirena, alga e pesce cane, balena felice. Fine della carne, del tempo e dell'orrore. E alla fine loro si fermano e tu prosegui verso il tuo oceano, il sigaro che ti morde le labbra come un tempo faceva l'amore.
consideri la virtù più sopravvalutata? Il coraggio. Quali sono i tuoi rimpianti più grandi? Non ho rimpianti. Quando e dove sei stato più felice? Qui, ora. Quali altri talenti ti piacerebbe avere? L'abilità di diventare invisibile. Essere vivo ti rende felice? Essere vivo mi porta un misto di sensazioni, proprio come a un dentista, a un netturbino, a un idraulico. C'è qualcosa o qualcuno che la maggior parte della gente si è persa? La maggior parte della gente si è persa tutto. I bei dipinti, i bei libri, le grandi sinfonie classiche. Credono che la sopravvivenza equivalga al successo economico. E quelli che credono in un Dio preconfezionato sono gli unici che stanno facendo le esperienze terrificanti. Le loro menti sono infarcite dal pattume di migliaia di anni. Accettano l'indottrinamento. Dobbiamo accettare i fattori della vita come sono. Se veniamo presi a calci in culo, non concludiamo che sia la volontà di Dio. Se facciamo qualcosa di eccezionale, non diamo credito all'Altissimo. Usiamo i cervelli, che sono scevri da preconcetti e credo standardizzati. Noi siamo i fortunati. I fatti del mondo visti da una finestra del terzo piano. Sto guardando una ragazza con un maglione verde chiaro, pantaloncini blu, lunghe calze nere. Porta anche una specie di collana, però ha i semi piccoli, poverina, e si guarda le unghie, mentre il suo cane bianco sporco annusa l'erba con cerchi irregolari. C'è anche un piccione che gira, mezzo morto, con il cervello di una zecca. E io sono qui su mutande, barba di 3 giorni, che mi verso una birra e aspetto che accada qualcosa di letterario o di armonico. Ma quelli continuano a girare, e un vecchio magro nel suo ultimo inverno passa in carrozzina, spinto da una ragazza con l'uniforme di una scuola cattolica. Qualche parte ci sono le Alpi e ci sono navi. Adesso che attraversano il mare, ci sono scorte su scorte di bombe HEA, sufficienti a far saltare 50 mondi, incluso Marte. Ma quelli continuano a girare. La ragazza si sposta sulle chiappe, le colline di Hollywood restano lì piene di ubriachi e di pazzi e di pomiciate nelle automobili. Ma non serve a niente. Che sarà. E il suo cane bianco sporco alla fine non cagherà. E con un ultimo sguardo alle sue unghie, lei, con un ampio ancheggiare, se ne va nel suo caseggiato, in fondo, seguita dal suo cane costipato, che se ne frega, lasciando me a guardare il più disarmonico dei piccioni. Beh, considerato l'andazzo delle cose, state tranquilli. Le bombe non verranno mai sganciate. A parte il fatto che sono già morto, non mi piacerebbe essere ricordato. Dopo la morte non c'è posto per la vanità. Prima è una malattia dello spirito. Hai paura di morire? Beh, sono già morto, no? Comunque no, ci sono andato molto vicino un paio di volte, non ho paura. Quando ci sei così vicino ti senti anche bene, ti dici ok. Penso che specialmente se non credi in un Dio non ti preoccupi se finirai all'inferno, in paradiso, ti rilassi e basta, qualunque sia il posto dove sei destinato. Ci sarà un cambiamento, proietteranno un nuovo film, così qualsiasi cosa sia dici ok. Quando avevo 35 anni mi avevano dato per spacciato all'ospedale generale. Non sono morto. Sono uscito dall'ospedale, mi hanno detto di non bere un solo bicchiere o sarei morto. Il primo posto dove sono andato è stato un bar. Mi sono bevuto una birra.
No. Tu è vero. Per finire, cosa consiglieresti a un giovane scrittore? Non so, se vuoi ti leggo una mia poesia intitolata Consiglio amichevole a molti giovani uomini. Vedo se riesco a recuperarla perché si è immersa, è andata verso la via. Vai in Tibet, cavalca un cammello, leggi la Bibbia, tingi le tue scarpe di blu, fatti crescere la barba, fai il giro del mondo in una canoa di carta, abbonati a The Saturday Evening Post, mastica soltanto dalla parte sinistra della bocca, sposa una donna con una sola gamba e raditi con un rasoio a lama e incidi il tuo nome sul suo braccio. Lavati i denti con la benzina, dormi tutto il giorno e arrampicati sugli alberi la notte. Fatti monaco e bevi pallettoni e birra. Tieni la testa sott'acqua e suona il violino. Fai la danza del ventre davanti a candele rosa. Ammazza il tuo cane. Candidati a sindaco. Vivi una botte. Rompiti la testa con un'accetta. Pianta tulipani nella pioggia. Ma non scrivere poesie. Cosa pensi di questa intervista? E che domanda avresti voluto che ti facessimo? Forza, dai, fatti una domanda e datti una risposta. Ma senti, penso che tutto sommato l'intervista sia andata bene. Suppongo che certa gente obietterà che le risposte mancano di raffinatezza e di erudizione. Poi invece magari esce e compri i miei libri. Non mi viene in mente nessuna domanda che posso farmi, nessun'altra domanda. Per me essere pagato per scrivere è come andare a letto con una bella donna. Dopo averlo fatto, lei si alza, prende la borsetta, mi dà un rotolo di banconote e io lo prendo. Perché non ci fermiamo qui? It's the way you play the game. È il modo in cui lo giochi. Call it love. Chiamalo amore. Stand it up in the failing light. Mettilo contro la luce che muore. Put it in a dress. Mettilo in un vestito. Praising, bad, cry, low. Prega, canta, implora, piangi, ridi. Turn off the lights. Spegni le luci. Turn on the radio. Accendi la radio. Have dreams. Aggiungi le guarnizioni. Butter, low, eggs, yesterday, newspaper. Burro, uova crude, il giornale di ieri. One new shoelace, then add paprika, sugar, salt, pepper. Una stringa nuova, qui aggiungi paprika, zucchero, sale, pepe. Phone your drunk note in Calexico. Telefona alla zia ubriaca a Calexico. Call it love. Chiamalo amore. You skewer it good. Infizzalo bene. Add the cabbage and apple sauce. Aggiungi verza e succo di mele. Turn it to it from the left side. Poi scaldalo su un lato. Turn it from the right side. Poi scaldalo dall'altro. Put it in a box. Mettilo in una scatola. Give it away. Dalla via. Leave it on a doorstep. Abbandonala su una soglia. Vomiting as you go into the hydrangea. Vomitando mentre vai nell'ortensia. Call it love. Stand it up in the fading light. Put it in a dress. Pray, sing, beg, cry, low. Turn off the light. Turn on the radio. Had a trying. Butter, eggs, yesterday's newspaper, had.
Alcuni pezzi. Sì, perché questa non è un'intervista vera.